tutti, bacioni enormi dalla vostra Nika. Sì, Lidl, video, svuotiamo la spesa di casa Nika, della family Nika. Allora, sono un po' di sacchettini, non so da dove iniziare. Abbiamo speso 98 euro, più o meno 98 e qualcosa, così almeno lo sapete, perché c'è chi me lo domanda sempre, che non dico mai il totale. Allora, questa che è leggera, dai, ci sono tre pacchetti di questi simil pavesini, 1, 2 e 3, e due pacchetti di queste alla bicocca. I prezzi, boh, mi pare 99 in pavesini, sì. Qua simil pavesini fake, qua non mi ricordo, 1,29 euro, sì, credo. E qua c'è dentro appunto 3 e 2 di brioche, e così dopo li portiamo in cucina più facilmente. Prendo quelli più leggeri, a prima, fate igienica, serve sempre. Poi qua ci sono i caramelli al limone per la nonna, giusto? No, per me quello. Ma te quello è molto digestivo, amore, il limoncino. Poi le rotelle. Per te quelle. Delizie. Ogni tanto la sera, 1, 2, 3, io me le mangio. Poi queste senza zucchero per la nonna, esatto. Eccole qua. Queste che sono l'anice liquirizia senza sugar, sugar free. E queste qua alla menta. Aspettate che adesso facciamo così, le rimetto dentro il sacchettino, lo metto lì avanti, così almeno c'è meno confusion, e questi li abbiamo fatti. Poi andiamo con questo qua pieno di scatolame, che la maggior parte non va mia. Il tonno, io amo il tonno, non so cosa dirvi. 1, ve l'avevo già detto, 2, 3, confezioni da 3, appunto, all'olio d'oliva. Ma che ce ne sono di più? Ce ne sono di più, amore? Di tonno? La base dopo. No, di tonno ce n'è di più. Ah, c'è anche questo, il patè di tonno per il Jason, che mi piace tantissimo sul panino. Poi, pomodori pelati. I nostri soliti fagiolini, cornetti, che piacciono tantissimo. Un'altra scatolengia. Scatolona, perché queste sono grosse. Poi, altri pelati. Eccoli qua. Poi qua c'è una birra arrivata alla base, poi c'è anche la gazzosa di lì, ok. E poi sì, ci sono altri tonni, vero? Hai visto, sorpresa? Scatolone grosse queste. Sempre l'olio d'oliva, questo è lo scatolone, bello grosso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vediamo un attimino di rimettere dentro anche queste, scusate, ma almeno ci facilitiamo un pochettino dopo portarvi là le cose in cucina. Ecco qua, almeno questi che pesano. Era in offerta questo tonno, mi pare 1,05 euro. Ma sono buoni. Sì, questo ci vuole. A parte che mi passa che tonno lo mangio. Che no, vabbè, però no, aspetta, c'è tonno e tonno anche, né? Perché adesso come c'è quello qua, perché sono tante volte, quando mangi quello di marca, la differenza c'è. Non sempre però, eh. Però tante volte anche quelli sottomarca, se li trovi comunque di una marca appunto che comunque è buono, poi il miglior tonno è quello nel vasetto di vetro, lo si sa. Però, dettagli. Poi Wuster piccinini, Wuster gigantini, eccoli qua. E qui poi c'è, ah sì, aspettate, altro Wuster piccinini. E qui c'è la macinata per fare le polpette, carne macinata, di solito non la prendiamo al Carrefour, ma questa volta l'abbiamo presa anche qua. E poi qui c'è la trancio difesa di, aspettate, tacchino, che adesso andremo subito a mettere in frigo, il freezer più che altro. Così, per fare le cotolette, per fare quello che, insomma, anche l'arrostino si può fare, tante cose. E la carne, sì, del Lidl non è male, però vi ripeto, noi l'abbiamo presa perché abbiamo fatto la spesa, ma se no una macinata sempre al Carrefour, come vi avevo già detto, scusate, spostato qua così almeno. Poi questa pesa, e c'è Nesquik Semi Fake, che però è cacao nel latte, a me va bene, anche se Nesquik è più buono, perché comunque ha un gusto diverso, ma anche questi così non sono male, e non costano neanche esageratamente tanto. Poi riso, e qui ci sono, aspettatene, 2 litri di questo latte scremato, e poi 4, che non sto qua a togliervi, di quest'altro parzialmente scremato. Questo qua non l'abbiamo mai preso. Lo proviamo, perché di solito prendevamo sempre questo. Oppure quello arancio, ti ricordi che... Sì. Non mi ricordo il marchio di quello senza lattosio. Sì, vabbè. Che abbiamo trovato la sorpresina. L'abbiamo trovato una volta che non era... Vabbè. Mi diciamo il cagiato. Si dice così, quando fermenta, diventa tutto, ecco. Poi qua c'è un sacchettino con dentro solo una cosa. Ma non avevamo prese 2 di queste? Sì, ci saranno in giro. Crepes al formaggio, che adesso andiamo subito a mettere in freezer. Mettiamolo dentro ancora qua.
Poi qui c'è un altro mezzo sacchettino. Aspettate. E qua c'è lo zafferano. Sì. E ecco, se dovessi andare a schiacciare, buttate proprio lì così, quello che mi ha portato, ne ho buttate in terra. Le uova. E qua abbiamo fatto. Poi qui c'è acqua naturale piccolina, perché quelle grandi ha detto che non ne aveva più. Da 6, ne abbiamo prese due confezioni. E frizzante. Poi ci sono due di tonica e due di Coca-Cola, sempre piccoline, che l'altro non so dove è, l'ho lasciato di là. Fa niente, comunque sono piccoline, anche quelle di Coca-Cola. E poi, ah sì, allora, abbiamo 1, 2 e 3, e poi abbiamo finito, ancora 3 sacchetti. Qui c'è una ricotta appunto fresca, un'altra, poi mozzarella per la pizza. Poi ci sono budini alla vaniglia, cioccolato anche, budini al cioccolato, voilà. E poi lievito, tic. E il formaggio, un pacchetto più grande, lo dico, sì, aspetta, 200, sì. Così. Voilà, e voilà, così dopo non facciamo casino. Poi qua c'è una caterba di ravioli. Allora, 9 pacchetti sono. Mi piacciono tantissimo, ve l'avevo già detto, questi qua alla zucca che sono veramente buonissimi. Ne abbiamo presi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E poi ce ne sono 3 al Asiago Dop e Speck. 1, 2. Però vedete che questi qua sono i quadroccoli, sono fatti a quadrotti. E questi qua invece sono i classici tortelli, la forma di tortello. Uno, facciamo sulla piramide di ravioli, sperando che non cada. Voilà. Che figure! Eccoli qua. Poi, ultimo sacchetto, abbiamo Coca-Cola. Cola. Fa niente. Coca-Cola, lo so che non è la Coca-Cola vera. Però anche prima ho detto Nesquik, fake. Ecco, chiamiamola fake. Gazzosa, aspettate, un'altra gazzosa, un'altra cola, si chiama Freeway, okay. In testa l'amica, e poi la birra, Argus, birra analcolica, come analcolica? Ah, ho sbagliato. Ma meglio, né? Cioè, non è che noi ho sbagliato noi, io. Siamo ubriaconi che beviamo la birra. Fa niente, dai. La prendo perché quella gazzosa mi piace, oppure anche comunque nonna quando cucina la carne usa la birra. Tante volte anche il vino, ma anche la birra, che non è male, ne esce male il pollo con la birra, esce davvero buono. E analcolica. Vabbè, ho sbagliato, è colpa mia. Fa niente. La spesa la faccio io online, però quindi. Il sapore di birra ce l'ha comunque, sì. Analcolica, il sapore di birra ce l'ha, ecco. Perché è mio marito che fa tutto online, si mette il tattato, ma tanto lo sa che le cose sono sono sempre uguali più o meno. Le cose che girano sono sempre queste che prendiamo noi, poi ci sono altre cose che andiamo a prendere in altri supermercati. L'Esce Lunga, Carrefour, la spesa MD. Un po' pesante con l'acqua, le cose così. Ah no, c'è ancora un sacchetto, eh. La cosa più gustosa. Riesci? Bestia che sono, sì, vabbè. Sono una bestia. Sì. Allora, qui ci sono 6 croissant, olio albicocca, lievito. 6? 6, penso di sì. Sei sicura, non 5? Non so. Leggi. 5. Ok. Come sempre la vera. Poi, 2 alla crema. Che sono tue ovviamente, giusto? Yes, direi. Ah, ecco, cosa c'era ancora? Troppo buono, aspetta. Il panino, questo alle olive. Arriva. Zucchero. Ho provato questi stavolta, da un chilo. L'altra volta l'avevamo preso più piccolino. Sì, però. Questo qua è quello grosso, noi usiamo sempre lo zucchero di canna, quando beviamo il nostro caffè, anche a colazione, sempre zucchero di canna. Ed è questo. Proviamo. Lo proviamo stavolta che prendiamo sempre. Ma incuriosito questo, è diverso al solito. Lo so. Ma quanto costava? Perché quello piccolo di solito costa 85. Costa un po' circa il doppio, da quello. €1,60 circa. E poi c'è la farina, amore, mi sembrava strano. Sì, poca roba mi però. Ma buono, ho detto perché mi volevo fare la pizza. Perché l'altra non c'era, non l'ha portata. Non sempre lui trova. Allora, la farina del Lidl, mio marito si trova bene, però non sempre. Allora, questa qua è lievitazione corta. Tutte uguali sono. Lievitazione corta. Però la più buona che non si trova mai è quella che ha lievitazione di questo marchio identica 24-48 ore. Però è una che mettono sul volantino
scritto, aspetta, scusa, lievitazione 3-8 ore, dentro. 24-48 ore, è una che mettono ogni tanto sul, e vai, la vedi sul volantino, ma online non l'ho mai Non l'ho mai trovata. trovata. E quella è il Magari se vai, top, eh. andiamo là di persona, adesso ce la siamo fatta portare la spesa, però quando magari andare là di persona poi le trovi tante volte, un po' si Sul trova. volantino, quando c'è sul volantino la trovi, perché è un prodotto che fanno ogni Infatti tanto. poche volte mi dici che L'ho trovato solo una non volta, ma trovi era il mai. top quella lì, eh. Non fa Facendo niente. lievitazioni lunghe, Poi, come ti ho basta. detto, le bottigliette di Coca-Cola piccole sono rimaste di là, vabbè, due Che l'ultima cassette. volta non ce l'ha portate, L'ultima volta che non ce l'ha infatti non le portata. trovavamo, non c'erano. No. Aveva confuso una bottiglietta a posto di 5 pacchi da 6. Aveva sì, Vabbè. esattamente. Aveva Anzi, tolto una bottiglietta dal pacchetto da per carità, 6. siccome adesso mi ha detto, guarda, ti ho portato due piccole di queste perché quella grande non c'era, mi hanno preso la bottiglia grande. Però vabbè, dettagli, perché almeno quando dici fai la spesa ti fai portare qualcosa da bere che pesa, perché insomma, abitiamo al secondo piano, non abbiamo l'ascensore, siamo giovincelli ancora, ne amore mio, però porta su ogni volta l'acqua, le Con cose, le spese l'artrosi, pesanti, più che insomma, ma altro. dopo lui non mi lascia portare niente, sui sacchetti leggeri, poverino, ma mi dispiace che anche lui si spacchi la schiena, Ecco, perché problemi ha più che problemi anche altro. di spalle, di cose, di tutto. E allora dice, facciamole portare, poi quando dobbiamo andare a comprare il prosciutto, le cose più basilari, poche cose, usciamo anche, non dico tutti i giorni, però anche nonna la mattina va a fare il suo giro, magari prende pello per un quell'altro, e Sì. capita sempre che le cose fresche le compriamo, però il più o meno sempre questo, la carta igienica. E poi vabbè, le briochine, niente. Questo è tutto, altra spesa, altro svuota spesa Lidl fatto. E niente, io vi mando un bacio enorme, scriveteci anche voi cosa prendete, cosa la vostra abitudine e tutto. Io sono qua pronta a rispondervi, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao da me e da mio marito che è qui Ciao. dietro. Ciao!